dove mancano i buoi è vuoto il granaio. Ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. Se desideri una vita tranquilla e senza sforzo, non hai il coraggio di sognare. Questo è il messaggio del testo di oggi. Perché tu abbia abbondanza di raccolto e i granai siano sempre pieni, è necessario avere dei buoi. E questo significa trovare del tempo per prendersi cura di loro, lavoro per nutrirli e sforzo per insegnargli ad arare la terra. Senza sforzo non hai buoi e senza buoi non hai abbondanza. Ci sono molte persone che sono sedute sui gradini della vita a guardare il treno che passa, che prende vincitori. L'altro giorno ho incontrato un trentenne che mi ha mostrato su un foglio di carta un progetto che avrebbe portato del beneficio, dell'abbondanza, delle soddisfazioni e del denaro. «Cosa manca per mettere in pratica questo piano?» gli chiesi. «Denaro», fu la risposta. «Questo richiede un sacco di soldi. E hai cercato qualcuno che vuole investire in questo progetto?» «No», rispose. «Sto pregando perché Dio mi mandi qualcuno in grado di vedere i vantaggi di questo piano». Nessun sogno funziona a meno che tu non lo faccia funzionare. Quella persona ha messo tutto nelle mani di Dio, ma ha dimenticato che anche lui aveva le mani. Ora, se Dio ti ha dato le mani, è perché si aspetta che tu faccia qualcosa. Cerca Dio, sì, cercalo tutti i giorni, consultati con Lui, cerca la guida divina. Ma non dimenticare che tu puoi fare di più in un'ora con Dio che in una vita senza di Lui. E dopo aver cercato la forza che viene da Dio, parti per la lotta. Non continuare inginocchiato in attesa che Dio ti mandi qualcuno. Bussa alle porte, consuma le suole delle tue scarpe, suda la camicia, crea opportunità. È vero che alcune persone, poche veramente, vincono perché un giorno sono state presentate opportunità straordinarie. Ma la maggior parte dei vincitori hanno realizzato i loro sogni perché hanno avuto il proposito di farlo. La persona che impara a dipendere da Dio crea le opportunità, non le incontra per caso. È iniziato un nuovo giorno. Corri dietro i tuoi sogni. Con una mano prendi il potente braccio di Dio e con l'altra lavora senza sosta, senza paura, con coraggio. Per quanto le circostanze ti possono sembrare avverse, anche se puoi essere ferito da un colpo che la vita ti ha dato, non stare con le braccia incrociate, in attesa. Lavora perché dove mancano i buoi è vuoto il granaio, ma l'abbondanza della raccolta sta nella forza del bue. E buona giornata.